Nonostante tutto, questa volta Cherry è andata bene. Cherry è andata bene perché si è vinto 1-0, però diciamo che per il mio è stata una vittoria relativamente meritata. Perché? Perché non sto dicendo che Livorno abbia rubato sì tanto, nel senso rubato, abbia immeritato, vai. Non meritato questa vittoria, perché le sue azioni le ha fatte, soprattutto nel secondo tempo, e anche se vabbè. Alcune appunto fra l'altro poteva anche concretizzare meglio. Comunque la situazione l'ha fatta ed è giusto che abbia fatto gol, soprattutto in quel diciamo momento nel quale era tra virgolette gasato, dove già va bene, gasato anche dalla tifoseria. Qua, però perché Dio che è relativamente meritata? È relativamente meritata perché comunque il Crotone di almeno uno, forse due gol se ne meritava. Anche Livorno, ripeto, non è che magari poteva fare anche lui, Livorno stesso, due gol. Però, il Crotone, ragazzi, fra Mazzoni che ha scazzato i Miraoli, fra loro che si sono mangiati dei gol davanti porta, basta poi rivedere forse gli highlight che metterò dopo. Fra anche loro la sfortuna di prendere pali. Anche il Crotone è una mia. Cioè, mi dispiace no, perché bene o male sono contento se c'è, cioè, l'importante era vincere noi, sono del Livorno e sono contento che ha vinto Livorno. Però addio, tra virgolette, se il calcio era giusto, diciamo che il Crotone si meritava minimo un gol. Diciamo che secondo me comunque il risultato più giusto era forse il pareggio. Perché come ho detto ora tutte e due le squadre meritavano di far gol. E invece alla fine ha fatto solo Livorno, cosa che comunque, come ho detto prima, è per me importante, l'unica cosa importante. Comunque, dai, ora parleremo un po' della partita. Allora, primo tempo. Al primo tempo Livorno veramente più che riconoscibile. Ogni tanto ci regala queste prestazioni di merda, però primo tempo Livorno si è sceso in campo, rivedi, va una squadra praticamente fuori da tutto, da schemi, da gioco, tutto, fuori dalla partenza e per sé. Infatti, cioè, il Crotone non so nemmeno quante azioni da gol, perlomeno quante azioni ha fatto in primo tempo. Penso 5, 6, non lo so nemmeno io. Cioè, davvero hanno fatto più gol, cioè no, più gol, più tiri in porta, perché ho detto più gol, più tiri in porta il Crotone nel primo tempo di. Cioè, Livorno ha preso, diciamo, tiri in porta col Crotone nel primo tempo che è in tre partite, per dire. E come ho detto prima, meno male, questi non hanno concretizzato. Cioè, sono stati sfortunati, perché anche hanno preso qualche palla anche nel primo tempo. E diciamo anche un po' tra virgolette incapaci tra virgolette di concretizzare a modo, perché tipo basta vedere la prima azione, quella di loro con il Miraglio, con chi era il Miraglio, che era il 10, non mi ricordo il nome del giocatore, che bastava piazzarla, l'ha voluta tirare nell'angolino opposto, insomma di filata, e la buttava fuori, bastava piazzarla che Mazzoni non ci arrivava mai, per dirne una. Comunque, insomma, primo tempo Livorno è irriconoscibile, Livorno brutto 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 brutto, fuori da tutto, fuori dal gioco. E già da lì io personalmente ho detto vai, ho già capito l'andazzo della partita. Invece io non so se è stato Gautieri, se è stato Galabinov stesso, che secondo me Galabinov ha cambiato la partita, è stata la spacca partita. Secondo tempo esce Billinghieri, entra Galabinov, va appunto, la partita andrà così e così. Livorno, che io penso almeno due terzi abbondanti del secondo tempo, ha stradominato. Doveva proprio pigiare al massimo, poteva fare come ho detto minimo due gol, io penso forse anche tre, perché fra anche lì sfortuna, pali, conclusione uscita poi al lato, Livorno, ma poi cazzo, vantaggiato ha fatto una partita super, cioè vantaggiato penso che comunque, non lo so, a parte mi meritava al minimo di fare due gol, e meritava anche soprattutto di fare quei gol rovesciati lì, bloccato dal palo. Bloccato dal palo come anche i, appunto, sempre il suo tempo, il gol di Livorno. Che piace tanto, l'altro non so come aveva fatto a prendere il palo di lì. Comunque prese il palo, poi è andato a Bernardini, Bernardini di piatto, ta, go. Però cosa voglio dire? Voglio dire che comunque Livorno è cambiato da così a così. Secondo me, grazie a un uomo solo, a Galabinov, che Galabinov secondo me dovrebbe già titolare. Un Dio che poi deve giocare tutta la partita, magari può anche uscire, però deve giocare titolare. Perché è una punta grossa che c'hai, grossa e alta, che ticcia, che sta lì e fa le sponde, ma ha fatto ieri. Me l'ha fatto svelate volte per Galabino. Eh sì, per Galabino, per vantaggiato, scusate. Insomma, come ho detto, Livorno, sono tempo. Io ho visto, penso, il Livorno che vorrei vedere tutte le partite. Perlomeno, riguardo l'azione che ha fatto. Non da concretizzare, perché da concretizzare io lo odio sempre. E c'è da migliorarci, ma tanto, tanto, tanto. Perché
meno male alla fine si è vinto, perché se alla fine pareggiavi anche se ripeto era meritato, però ti rimaneva qui l'azione che te non sei in grado di finalizzare, di concretizzare. Però ho detto vabbè, tu testa la partita, perché poi comunque alla fine Crotone si è un pochino rigenerato di va, e cioè, a me personalmente ha fatto un inculino, sì, ha preso un palo quando era alla fine, negli ultimi minuti, mamma mia, a parte lì Mazzoni non sa dove cazzo era, però, ma poi anche l'angolo di va, un colpo di testa è uscito di un pezzettino, sì, come nel primo tempo, fra l'altro, per loro il colpo di testa hanno buttato fuori un pezzettino, sì. Insomma, diciamo che, come ho già detto, Livorno vittoria meritata relativamente, perché Crotone anche meritava, non dico di vincere, però almeno di pareggiare, e perlomeno di fare qualche go. Insomma, e oltre a questo, comunque, no, se ci volevo aggiungere, è stato un'osa che comunque, oltre, diciamo, carina, meno male, che oltre al fatto di aver vinto, è stata anche... cosa, il ritorno in campo del capitano Luci, che fra l'altro è arrivato dopo un minuto, va tutto al calcio d'angolo, ha tirato una feta, la mezza non sbucciata, la pesa di cacca, e niente, detto questo non c'ho da dire altro. Ora ci si vede al prossimo, sempre in casa, se non erro sabato prossimo, sì, contro il Trapani, e nulla, guardiamo un po' di rigiocare come sta giocato nel secondo tempo, e guardiamo un po' soprattutto di iniziare, speriamo, una serie di vittorie, perlomeno in casa, dato che in casa comunque c'è anche la tifoseria che si dà da fare, e niente, spero di essere stato almeno un minimo chiaro sullo svolgimento della partita nel commento, perché ammetto che sono stato a volte voglio dire tante cose che mi impappino, insomma, però spero che abbiate capito almeno un minimo di quello che volevo dire. Vi ho detto questo, niente, appunto, ci vediamo alla prossima partita. Non devi dire altro. Ciao a tutti. Ciao a tutti.